La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 18 giugno, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il Messaggero: migranti, un muro in Europa, l'Ungheria, barriera antiflussi con la Serbia, Cameron, no le quote, risorsa l'Italia, Roma, Alfano convoca i comuni, smantelliamo i campi nomadi, Fassino, niente ruspe. L'intervista a Kissinger: nessuno lasci sola l'Italia, gli immigrati un problema di tutti. Jobs Act: sarà più facile controllare cellulari e PC dei dipendenti, ira dei sindacati. Roma, attenzione PD, il verdetto su Marino arriva entro l'estate, Renzi non molla ma Orfini difende il sindaco che sfida tutti, se avete i numeri sfiduciatemi. L'intervista a Zingaretti: partito da rifondare subito. Taglio centrale dedicato alla crisi greca, Atene: a fine mese non daremo 1,5 miliardi al FMI, Tsipras all'Unione Europea pronti a un grande no. Taglio basso, maturità, smartphone e Calvino, l'italiano piace agli studenti. Un breve sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'imam di Lecce apre le porte alla moschea e invita cittadini e turisti, un segnale di dialogo nel giorno del Ramadan. La Gazzetta di Lecce al via gli esami, vince tra i maturandi il tema della tecnologia e dell'era dei network, ieri il primo test per 7500 studenti salentini. Al centro Lecce, l'imam apre la moschea, invita cittadini e turisti nel mese del Ramadan, cena condivisa dopo il tramonto, un segnale di dialogo lanciato dalla comunità islamica presente nel capoluogo salentino. Lecce, numeri completamente deficitari, filobus flop, al giorno solo 620 passeggeri. Taglio basso, Melissano, rapinatore violento, il manette dopo il colpo, il responsabile preso in 20 minuti. La sessione del club, le parti si incontrano a Roma, oggi il preliminare per la vendita del Lecce. Poi la notizia degli allievi nazionali e Baby Giallorossi sfugge la finale al 13° rigore. Nuovo quotidiano di Puglia, provincia, effetto tagli, rifiuti anche ai celestini, cortile sporco e bagni tasati, nel degrado il Palazzo Gioiello. Il monitoraggio degli 007, lotta alla xylella, ispettori nei vivai per la verifica delle direttive dell'Unione Europea. Cronaca, brutto risveglio per una famiglia, narcotizzati con lo spray dai ladri, casa svaligiata, paura a San Lazzaro. I residenti aiutano i vigilanti a bloccare il ladro, lo sorprendono a rubare nel bar, preso e consegnato ai poliziotti. Taglio basso, sport, oggi incontro tra Tesoro e Sticchi Damiani, prevale l'ottimismo, Lecce ai Romani, clima d'intesa. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, le Adri, via le ipoteche dai beni del comune, il tribunale ha accolto il ricorso d'urgenza di Palazzo Caraffa, il sindaco, pronunciamento dimostra la bontà del percorso intrapreso. La riforma e gli effetti, sporcizia e abbandono, i tagli deturpano Palazzo dei Celestini, balconi pattumiera, erbaccia e intonaco che viene giù nel degrado, uno dei gioielli architettonici della città. Il viaggio museo al buio per risparmiare, rifiuti in crescita in biblioteca, Castromediano pulito grazie al volontariato dei dipendenti. L'avvertenza, Ico, gabellone, potrei anche lasciare. Il gasdotto nel Salento, TAP, puntiamo sul modello Ibiza, l'opera collega terraferma e isole con terminali di ricezione a San Foca, sarà molto simile. I nodi della sanità, infermieri, emergenza al Fazio e al Ferrari, il report della CISL inviato alla regione e all'ASL. Ancora ASL, stabilizzati 42 dirigenti, fine di un lungo contenzioso che si trascinava da lontano 2007. L'estate e i disagi, spiagge piene di rifiuti, la gara in ritardo, è colpa dei dirigenti, guido uffici a rilento, entro venerdì apriremo le buste delle proposte per il capitolato di 4 anni. Le marine, insicurezza e abbandono, viaggio sul litorale leccese da Frigola a San Cataldo, tra incuria e degrado. Concludiamo infine con lo sport, nasce il nuovo Lecce, accordo vicino, importanti segnali sono emersi dall'incontro di Torre Lapillo, ora la svolta, oggi l'appuntamento a Roma fra il presidente Tesoro e l'avvocato Sticchi Damiani, rappresentante degli imprenditori. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo però a breve il nostro classico appuntamento con TG News 24, a tra poco! La rassegna stampa è stata offerta da...